Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Pisa si è discusso anche del bilancio consolidato, che è il bilancio che riguarda praticamente tutte le società partecipate dell'amministrazione comunale. Una città in comune, Rifondazione Comunista, ha convocato gli organi di informazione per fare il punto su uno studio ad hoc fatto appunto su questo bilancio. Avete riscontrato delle criticità quali? Sostanzialmente tre elementi di fondo che contestiamo rispetto alla gestione delle società partecipate del Comune di Pisa. In primo luogo un'estensione della precarizzazione dei rapporti di lavoro. Basta pensare a Sepi, che nel 2015 ha assunto 19 interinali, o alla Navicelli S.P.A. dove risulta essere assunto una sola persona a tempo indeterminato, e poi c'è una pletora di diverse tipologie contrattuali di personale precario. Quindi un'estensione del precariato che noi ritroviamo inaccettabile. Allo stesso tempo troviamo in alcune società partecipate, da Pisamo a Navicelli S.P.A. ad Apes, la mancanza degli adempimenti per quanto riguarda la trasparenza, cioè sui siti non vengono pubblicati neppure i bilanci. Questo è un elemento a nostro avviso insostenibile, perché le società partecipate devono mettere pubblicamente tutti i loro bilanci e tutti i loro atti sul sito. Il terzo elemento fondamentale lo ritroviamo in una relazione degli uffici dello stesso comune, che dico che siamo davanti a una gestione privatistica e non pubblicistica. Questo dipende da scelte politiche. Di fatto le società partecipate sono state utilizzate dal sindaco Filippesi e dal Partito Democratico come camera di compensazione degli loro scontri interni. C'era una lite fra le varie correnti del PD, si procedeva a una nomina. Noi siamo contrari a questo sistema di nomine, siamo perché vengano fatti dei bandi pubblici per scegliere gli amministratori di queste società. Il futuro dei navicelli, del canale, degli insediamenti produttivi che sono appunto sul canale, e presidente Gian Domenico Caridi, quali sono le prospettive? Si è usciti dal tunnel della crisi economica oppure no? Sì, siamo usciti, però ancora il momento è molto difficile. Per noi questo è un momento di pianificazione e programmazione che viene a ridosso dei tre saloni, che sono per noi il momento in cui si confermano gli ordini per tutto l'anno successivo. I saloni sono stati Genova, Cannes e Monte Carlo, soprattutto gli ultimi due, con molto dispiacere nostro, ma con grande favore per i quanti cantieri, perché si svolgono, diciamo, non in Italia, però sono i momenti in cui avvengono gli ordini per tutto l'anno successivo. Come è andata? Molto bene. I nostri cantieri sono tornati con molti ordini e con una programmazione a 2-3 anni già pianificata. Sta proseguendo molto l'attività di refitting. Ci sono due grosse presenze della nostra area, che sono Seven Star e Navicelli Yacht Service, che stanno facendo numeri doppi rispetto a quelli dell'anno scorso. In particolare Seven Star farà quest'anno quasi 105 barche e l'altra, Navicelli Yacht Service, una sessantina. Più ci sono altri cantieri durante l'anno. Questo permetterà di fare attività durante tutto l'anno. Gli altri cantieri proseguono con la pianificazione già programmata. Over Marine sta costruendo qui da noi tre barche da 42 metri, interamente realizzate e consegnate. Sono una parte di scafo viene fatta nell'area consorzio Navicelli, gli altri nell'area che sono fatte. Il gruppo Mecca Arpensalda sta consegnando barche per il gruppo Benetti, che sono scafi in acciaio molto importanti, due barche da 100 metri e due 60 metri. Fratelli Rossi sta facendo delle barche in lega e alluminio miste 60 metri e c'è la consegna di Terranova. Quindi questo ci fa ben sperare. Da parte nostra noi abbiamo messo in gara 50.000 metri cubi di dragaggio che partiranno nel mese di novembre. Questo permetterà alla nautica, che ha sempre dimensioni maggiori, di poter proseguire. Tanti buoni prodotti del territorio pisano, ma anche toscano. A Pisa Food and Wine è stata inaugurata la stazione Leopolda, si protrarrà fino a domenica. Presidente Walter Tamburini, a promuoverla la Camera di Commercio di Pisa, una mostra vetrina dei prodotti locali, ma anche di più. Sì, è una vera e propria promozione dei prodotti del nostro territorio, anche perché l'anno scorso abbiamo avuto oltre 6.000 visitatori, di cui una buona parte anche stranieri, oltre il 30%. Ci auguriamo quest'anno di aumentare questi numeri e quindi voi capite che, insomma, mettere in contatto i nostri prodotti con una così vasta platea di persone anche di altri paesi significa far conoscere le nostre eccellenze in giro per il mondo.
Tra gli espositori anche il frantoio dei Colli Toscani, un'azienda storica di Volterra in piena produzione in questo momento. Johnny Guarguaglini è il titolare. Intanto, che olio è l'olio di quest'anno? Quest'anno è un'annata che è iniziata con alcuni problemi legati ai cambiamenti climatici che hanno portato attacchi di mosca diffusi su tutto il territorio. In questo momento, grazie all'autoselezione, quindi a una produzione che non sarà per quantità eccellente, la qualità si sta innalzando. È un olio che rispecchia le caratteristiche dell'olio toscano, fruttato, equilibrato, con un gran retrogusto di carciofo. Tra le new entry qui a Pisa Food & Wine, l'azienda Arcenni Tuscany, un'azienda locale che produce, Antonia? Che produce lumache, o meglio chiamate chiocciole come si dice qui in Toscana. È un'azienda di Capannoli, è un'azienda di nuova costituzione. Toscani, pisani le mangiano le lumache? Ma questo è un modo che speriamo li porti a assaggiare le lumache, perché forse è un prodotto che veniva mangiato più in passato, ma se c'è un ritorno al passato, questo può essere un modo anche per mangiare qualcosa di sano. Sono presenti per la prima volta come associazione Vignaioli San Miniato a questa rassegna sei produttori. Maria Paoletti, vi siete messi insieme perché? Ci siamo messi insieme perché noi riteniamo che sia molto importante far emergere il nostro territorio. Dietro a un vino, dietro a una buona produzione c'è sempre un territorio. Il vino deve essere rappresentato a livello di territorio. Siamo sei aziende, sei realtà diverse, sei produzioni diverse, anche se i vitigni sono quelli autoctoni, però sono sei modi diversi di interpretare i vitigni autoctoni. Una squadra stanca fisicamente per la mancata preparazione estiva e moralmente per lo stallo societario. L'AC Pisa 1909 affronterà così la trasferta latina questo sabato pomeriggio, ma mister Gattuso non ci sta e nella conferenza stampa prepartita ha chiesto ai suoi di dare il massimo. Gli ultimi 7-8 giorni abbiamo avuto un calo fisico in modo impressionante, ma per come ci alleniamo, no, non riusciamo a ancora a sviluppare dei carichi di lavoro che vogliamo. C'è una componente di stanchezza, ma c'è anche una componente, secondo me, mentale. E qualcuno deve stare attento, gliel'ho detto anche in faccia, a più di 3 o 4 giocatori. Che non guardo più in faccia a nessuno. Giocherò con qualche primavera, non mi interessa. Io non voglio alibi. Io sono qua, io lavoro dalla mattina alla sera, con tante cose che non mi stanno bene, però me lo sento. C'ho ancora il veleno addosso e ci sto. E questa non è una questione perché abbiamo perso 2 partite. Questa è la questione che voglio vedere gente che rappresenta questa società. Perché io spero solo una roba, quello che gli ho detto anche a loro, che le cose si sistemano. Dopo gli presento il conto a tanti. Dopo gli presento il conto. Lo sappiamo che dobbiamo passare da un percorso di lavoro, lo sappiamo. Che non potevamo essere brillanti perché se no sfidiamo la fisica, perché siamo stati un mese senza fare preparazioni, ma è questo che fa la differenza, questo. Allora io voglio sentire la parola noi, la parola io, per me non rappresenta nulla. Quanta sarà la Latina? Che squadra aspetti? Il Latina intendo. Ah, una squadra che vuole fare i punti a tutti i costi, una squadra ferita, una squadra che ci sta aspettando. Sicuramente conosco il loro allenatore, che tipologia di gioco ha. L'anno scorso non ho mai vinto con lui. Abbiamo pareggiato a Teramo, ci hanno preso a pallonate, non meritavamo di pareggiare. Qua in casa, secondo me, ha fatto una delle migliori partite. Dobbiamo stare attenti. La tipologia di gioco è quella là. Non buttano mai palla, giocano. Attaccano, hanno gente veloce, dobbiamo stare molto attenti.